Una rete ospedaliera che è un bluff per tutta la nostra ASL provinciale, uno schiaffo in faccia a tutto il territorio. Basta prendere in esame quelli che sono i numeri dei posti letto, che poi sono il fulcro di tutto il servizio sanitario. Dei 207 che questa maggioranza aveva a disposizione, 15 sono gli investimenti fatti nella nostra provincia, 91 all'interno della provincia di Chieti, 57 a Pescara e 45 nell'ASL di Teramo. Briciole per la nostra ASL che non serviranno assolutamente a potenziare la rete, anzi, non faranno altro che aumentare quel divario di servizio sanitario che da anni sperimentiamo fra le aree interne e il resto della costa. Francamente, una scelta incomprensibile che danneggerà tutto il nostro territorio. Su questo punto la maggioranza e l'assessore Verì deve fare immediatamente inversione, deve fare retromarcia, deve quadruplicare quantomeno i posti letto che vengono assegnati all'ASL 01, deve soprattutto valorizzare le eccellenze che ci sono e sono moltissime nella nostra ASL. Due per fare un esempio, la neurochirurgia dell'Aquila, nonché la neurologia, la stroke unit dell'ospedale di Avezzano, che risulta essere la seconda a livello regionale. Queste sono le priorità che porterò di fronte all'assessore Verì e che mi aspetto l'assessore Verì e questa maggioranza accolgano senza batter ciglio.